Non ci fermiamo più e le faccio subito entrare perché siamo in ritardo clamoroso. Prossima Le volta domande sorelle, in mi spagnolo e scuso. in tedesco, meglio. Esattamente, faccio subito entrare. Noi, Emilene e Sofia, vi scuso. Oggi tridente familiare. Vi Mazza. metto in ordine. Buonasera. Ditemi se l'ho messo giusto, dalla più grande alla più giovane, giusto? Sì, Sì. giusto. Perfetto. Comunque, Ciao, ragazzi, sorelle. Sì, siamo perfetti. prima intervista tripla e soprattutto, ma quante Esatto. volte capita di avere tre sorelle che giocano tutte e tre a calcio? Cioè, fantastica sta cosa. Veramente. Benvenute, benvenute. Benvenute, veramente, grazie Grazie. mille. Scusate ancora per il ritardo perché oggi stata di ci siamo messi un po' tutti a parlare, siamo un po' logorroici qui a Calcio Femmine Live. Insomma, si parte subito con la domanda più banale: come è iniziata questo tridente? Chi è stata la prima? Noemi, sei stata tu la prima a scendere in campo e poi hai trascinato le tue Sì. sorelle? Sì, io con mio fratello abbiamo iniziato insieme, diciamo, ho iniziato un po' con i maschietti, poi 14 anni sono passata con le ragazze. E loro due mi seguivano spesso, durante magari la pausa del primo tempo iniziavano a giocare, poi a quanto pare erano pure capaci e hanno preso tutta la strada. quindi sì, ora siamo in tre. Tutte e tre. Ilenia, tu sei arrivata subito dopo la prima a rientrare. Tra l'altro avete tutti ruoli diversi da quello che ho visto, giusto? Attacco, centrocampo, difesa. Ilenia, tu hai sempre voluto fare centrocampista o iniziavo a fare proprio l'attaccante? Io centrocampista, da sempre, anche quando giocavo con i maschi. Sei subito partita. Invece, Sofia, tu come sei arrivata invece a coprire il ruolo di difensore, se non sbaglio, perché poi potrei confondermi questa sera, lo ammetto. Giusto, difensore. Ho iniziato con i ragazzi, però alla fine mi è piaciuto come ruolo e ho continuato. Insomma, si può creare comunque una squadra di calcetto anche con vostro fratello direttamente. A questo Sì. punto i ruoli ci sono. E insomma, Noi in se realtà siamo andate. cinque. C'è Ah, anche una sorella più grande, vabbè. quindi possiamo, la mettiamo Quindi. in porta e Hai giochiamo. capito? Vi scuso United. Facciamo. Sempre andando con quest'ordine, vi chiedo intanto cosa vuol dire comunque aver vestito la maglia del Palermo, comunque la squadra della vostra città. Io ho intervistato, abbiamo sentito anche altre vostre compagne, tra cui Chiara Dragotto, la squadra rosanera praticamente è solo composta da ragazze della zona, quindi chiedo quanto è importante comunque questo attaccamento alla terra. Prego, sorelle, voi. No, va bene, ti voglio lasciare la parola. Guarda, io ho fatto anche altre esperienze fuori, ho giocato ad Empoli per 2 anni e mettendo a paragone queste esperienze che ho fatto, comunque indossare i colori della propria città è diverso, cioè l'attaccamento è maggiore. È un qualcosa che ti appartiene di più e che quindi cerchi in un certo modo di difendere, tra virgolette, se così si può dire, ogni giorno, dando sempre qualcosa in più per poter fare meglio e per poter dare soddisfazioni anche alle persone che ti guardano. Sofia, immagino che valga più o meno anche per te la stessa cosa. Sì, come lei, uguale. Ma Noemi, tu hai giocato con il Palermo? Perché poi reperire informazioni nel calcio femminile, soprattutto ogni volta che si scende da una categoria sotto la Serie A, è sempre difficile. Quindi Sì, non so adesso, tu adesso dove giochi? Nel campionato di Eccellenza, vero? sì, ho avuto un infortunio dopo la terza partita. In pratica ho fatto la prima di Coppa e le prime due di campionato. Poi ho avuto un infortunio abbastanza complicato e per varie cose ho preferito, insomma, riprendere dall'eccellenza per curarmi per bene e poter ricominciare in un ambiente più vicino a quello che rappresenta me, diciamo. Ultima mia domanda, poi lascio parlare ai miei colleghi. Volevo chiedere, visto comunque le varie differenze di età, come vi state gestendo anche comunque la vostra carriera? Perché non so se qualcuno di voi già lavora, qualcuno ancora studia, insomma, come siete organizzate?
Vado Non so io? chi vuole Vai. partire. Allora, io ad esempio tutte le mattine lavoro, sono riuscita a trovarmi un lavoro per, diciamo, essere un po' indipendente e il pomeriggio comunque studio perché a parte fare la calciatrice vorrei riuscire a entrare all'università e fare infermieristica, diciamo, questo qui è un altro mio obiettivo da raggiungere. E poi la sera mi alleno, quindi sono abbastanza impegnata durante la settimana. Intanto abbiamo perso un attimo Sofia, mi Sofia, ho perso. l'abbiamo un attimo persa. Noemi, tu intanto Io, come organizzi il tuo orario? insomma, ho viaggiato un po' prima della pandemia, poi sono tornata qui, ho iniziato un po' ad allenare i bimbi in diverse scuole calcio in base a dove, insomma, giocavo. E niente, ora. Tra periodi estivi, insomma, lavoro stagionale e sempre con le scuole calcio in inverno. Comunque, a me interessava, diciamo, più che altro avere il parere di Noemi, che ora sta giocando un altro campionato, e poi appunto Elenia e Sofia che stanno giocando al Palermo. Io parto da Noemi, ti volevo chiedere, come sta andando questa stagione comunque con il campionato di eccellenza e come lo giudichi questo campionato di eccellenza, visto che per esempio noi abbiamo avuto, mi pare, qualcuno del Coscarello, quindi Calabria, comunque sempre zona sud, parlavano non benissimo dei campionati di eccellenza, nel senso che non ti preparano molto bene poi quando magari sali in Serie C. Allora, innanzitutto sono qui dal 10 di febbraio, appunto perché hanno riaperto gli svincoli e sono finita qui un po' per caso perché volevo tornare a giocare a futsal in Serie A2. Poi, insomma, non si è potuto fare e sono finita qui. Insomma, anzi, ti dico, in questa società vedo molte ragazzine che in più in un ambiente che vuole farle crescere e appunto vogliono individuare quali sono i punti che bisogna migliorare. È vero che il campionato d'eccellenza io ad esempio non l'ho mai fatto, ho sempre giocato a livello nazionale perché appunto amo la competizione, quindi è la prima volta e ancora cioè non lo sto provando per bene perché mi sto riprendendo dall'infortunio. Però ho visto delle ragazzine che comunque possono fare benissimo. Ovviamente il livello è inferiore rispetto a una B, anche una C ovviamente. Anche l'arbitraggio. L'arbitraggio secondo me è la parte più bella dell'eccellenza. Detta Però, così. cioè, sì, però rispetto agli anni passati ho visto dei miglioramenti. E in più in questa società mi sembra che punti molto al futuro e a fare meglio, insomma. Assolutamente. Mentre diciamo, alle due che giocano al Palermo, vi chiedo ovviamente di questa stagione del Palermo, cioè un po' paradossale, a momenti sembrava che non si riuscisse a iscrivere al campionato. Inizio un po' così e adesso c'è stato un exploit clamoroso con due vittorie consecutive. E cioè, cosa è dovuto quest'ultimo periodo, diciamo, questi risultati che vi stanno tenendo in questo momento totalmente in piena lotta per salvarvi? L'inizio del campionato, diciamo, è stato un po' complicato perché comunque c'è una netta differenza fra una serie C e una serie B. Prima, guardando da fuori, sembrava un po' più fattibile, però forse trovandoti poi a dover affrontare un campionato di serie B è comunque è molto competitivo. Ci sono squadre che a livello organizzativo proprio sono ben organizzate, ragazze che hanno esperienza, mentre noi abbiamo una squadra abbastanza giovane, a parte degli acquisti che sono arrivati quest'anno, però la maggior parte delle ragazze che poi scendono in campo sono ragazze giovani. Ad esempio Sofia è 2004, Denise, la ragazzina che ha segnato domenica, è 2005, quindi abbiamo una rosa giovane. Forse queste due vittorie sono dovute al fatto che stiamo cominciando a capire un po' come funziona e che quindi abbiamo trovato delle strategie per poter cercare di ottenere il risultato in qualsiasi modo, perché poi alla fine quello che conta è questo, riuscire a fare più punti possibili prima che finisca il campionato. Assolutamente. Io, Sofia, ti chiedo,
Ti sbilanci? Salvezza? Scaramanzia. Non è impossibile, però possiamo anche riuscirci, perché siamo una squadra abbastanza compatta e andiamo anche d'accordo tra noi compagne, sappiamo che insieme possiamo farcela, non tranquillamente, però possiamo farcela sicuramente. Dipende da noi. Esatto, cioè la cosa importante poi andrà come andrà, vi auguro ovviamente il meglio, ma c'è da dire che ve la state assolutamente giocando, quella è la cosa importante. Tutti avevamo paura di, diciamo, di vedere un campionato di un altro tipo, ecco, mettiamola così, no? Invece veramente tanti tanti complimenti. Poi io volevo chiedervi più che altro una domanda per tutte e tre, poi decidete voi come diciamo, rispondere, anche rispetto a quando stavi con loro, Noemi. Come vi trattate tra di voi all'interno della squadra, dello spogliatoio? Cioè, vi trattate come se foste delle compagne normali oppure subentra un po' la parentela? E anche un'altra cosa mi interessava, vi siete mai portate a casa delle ruggini, diciamo, dal campo, da una parte? Non proprio diciamo dal campo, nel senso quando ci siamo allenate, abbiamo giocato insieme, non pensavo al fatto che stavo giocando con mia sorella in quel momento, cioè c'era la partita, quindi una compagna di squadra e basta. Magari con Sofia alcuni allenamenti bisticciavamo a fine allenamento, tipo stai zitta tu, no, stai zitta tu, tipo così. Con Ilenia pure, magari ci mandiamo, siamo più pazienti perché so che è mia sorella, quindi la conosco, dico vabbè, non è un'estranea appunto e riesci a capire come si sente o se comunque non le puoi parlare o ha bisogno di una parola in più. Per quanto riguarda me, diciamo che il fatto di avere due sorelle che giocano alla mia stessa squadra un po' influisce, perché comunque sono sempre le mie sorelle, una qualsiasi discussione, qualsiasi cosa che può succedere, mi tocca un po' più da vicino, non è come una qualsiasi compagna, però anche ho imparato a tenere separate le due cose, perché comunque è giusto che sia così in determinate situazioni. Mi ero bloccato. Però c'è anche da dire che spesso abbiamo litigi prima dell'allenamento, della partita, però non ce li portiamo in campo. Quindi questa è anche una cosa buona che abbiamo noi tre. Volevo chiedervi se avete un rito scaramantico prima di qualche partita. Io personalmente no, perché ho paura se mi porta sfiga il rito scaramantico, quindi me lo evito dal principio. Dico, meglio non averlo. Giustamente. Quindi Serve un niente. rito per un rito scaramantico, Esatto. quindi. Io più che rito scaramantico, ho delle abitudini. Cioè faccio delle cose sempre in un determinato ordine, ad esempio quando arrivano allo spogliatoio prima devo uscire le cose, le metto sistemate sulla panchina, abitudini, però anche se sono molto scaramantica, però un rito preciso no. Io lo stesso di Lenny, abitudini, ma non un rito. Ok, e invece vi chiedo come si sta sviluppando il calcio femminile in Sicilia? Se stanno crescendo le squadre, il numero di squadre anche a livello di futsal. Che io sappia, più o meno la situazione è sempre la stessa, anche perché io quando giocavo a calcio a 5 in Sicilia ho sempre giocato con le mie vecchie compagne di squadra e ora sono loro che sono in Serie A2, quindi forse c'è un'altra squadra, non so, Messina o Siracusa, però comunque quello lì. Anche il calcio a 11, comunque c'è il Palermo adesso, c'è sempre stata la Ludus, l'anno scorso c'era il Monreale. Cioè, come la vedo io, non. Si potrebbe fare di più. Anche Si deve fare di più. perché siamo costrette, che per fare qualcosa in più siamo costrette a dover andare fuori comunque. Sì. Anche che sono due cose diverse, la visibilità che comunque. Che c'è al nord con quella che abbiamo qui. Purtroppo ancora oggi è così.
Grazie ragazze. Sofia, vuoi aggiungere qualcosa? No, dicono sempre tutto, quindi... lei la ci dovremmo partire Sofia come prima. Esatto. E invece un'ultimissima domanda. La vostra famiglia vi ha sempre appoggiato, vi ha sempre accompagnato al campo di allenamento? Come si organizzavano nell'accompagnarvi al campo? Nostro padre è abbastanza presente, magari anche troppo. Cioè, tutti gli allenamenti, tutte le partite, devi fare così, devi, se perdiamo è una brutta giornata perché comunque lui se la prende a male, peggio di noi. Peggio di noi. Quindi, quindi sì, però ci hanno sempre seguito, vengono a vedere le partite. Appunto, volevamo giocare insieme anche per fare un po' piacere a nostro padre. Tutte Quindi alla fine è insieme. andata, ma per Bello. poco, però. Grazie, ragazze. A te. Giocatore o giocatrice preferita? Messi. Ma da sempre, da quando ero piccola piccola. Nonostante il tuo ruolo invece contrario. Sì, ma non ci posso fare niente. L'ho sempre ammirato e continuerò ad ammirarlo sempre. Ilenia, invece il tuo? Io più sul femminile, cioè mi piace molto come gioca Manuela Giuliano della Roma. Cioè il fatto che sia anche lei piccolina, di statura, ma che sia così brava, agile, ha una visione di gioco comunque perfetta e mi ispiro molto a lei. Per me era Del Piero, da quando non c'è più Del Piero non seguo più il calcio. Però vabbè, simpatizzo ovviamente per Ronaldo, Messi, per i tocchetti, insomma, che è piccolino pure. E come giocatrice mi è piaciuta tanto quella del Paris German, come si chiama? Ramona si chiama? Bachmann, mi Ah, ricordo. Bachmann, come no? Io volevo sapere invece qualcosa su di voi come calciatrici, no? Non so chi vuole partire da Sofia, Noemi, vediamo. Un punto di forza e un tuo punto debole invece, come giocatrice. Vai Sofia, vai tu, inizia tu, se no poi dici anche io questo. Di forza che sono determinata. Quindi se devo fare una cosa, voglio fare una cosa, la devo fare perché la voglio fare. Di debolezza. Allora, può essere probabilmente nel fatto che mi arrabbio subito. Mi faccio prendere troppo magari dal nervosismo, queste cose, quindi tendo a giocare meno bene. Quindi Allora, scaliamo sui secondo... legni. Ok, vado. Allora, secondo me un punto di forza è più che altro la mia rapidità nel giocare. Ovviamente è il mio punto di vista, magari poi chi mi guarda la pensa completamente l'opposto, però penso sia più che altro la rapidità nei movimenti, perché tutti mi dicono che essendo un po' piccolina riesco a muovermi più velocemente ed è comunque una cosa che ho notato anch'io. E punto di debolezza e più che altro riguarda il Debolezza, mio carattere. debolezza inteso anche come cosa, come attitudine da migliorare, intendo. Ovviamente non è che deve essere una cosa de di debolezza propria, insomma, magari è una cosa che bisogna anche migliorare. Sì, io la guardo più, diciamo, sull'aspetto del carattere più che sull'aspetto tattico, perché che dove cerco di migliorare sempre di più. Ed è sul fatto che quando non mi riesce qualcosa mi intestardisco ancora di più e quindi magari perdo quella lucidità che fino al momento prima avevo. E le cose sembrano più difficili, mentre in realtà, se essendo lucida, poi sono talmente semplici che dico, ah, che sono stupida. Solo questo. No, per me io invece sono molto, cioè, rapida, un bel dribbling, però magari venendo dal calcio a 5 ho un problema con i tempi, diciamo, morti del calcio a 11, nel senso io all'inizio, il secondo anno di calcio a 11 me ne andavo fino alla difesa pensando che la mia compagna prendeva il mio posto in attacco, però
Non funziona così, quindi comunque ci sto lavorando. Non c'entra niente, sì. Allora, quello lo capisco bene perché oggettivamente il campo, a parte le differenti dimensioni, ma poi è proprio il giro che c'è in campo del Sì. futsal che è proprio diverso, perché tu ti puoi trovare Certo. esterno come libero, come attaccante, come pivot, e invece a calcio comunque i ruoli sono comunque ben definiti o comunque sono più capibili. Sì, anche la E invece corsa, la... insomma. No, certo, anche la corsa e tutto. E invece la seconda domanda, se mi fanno partire la sigla, Vuoi la ve la sigla? faccio. Sigla! Non mai buon... Qualità. Prego. Non è niente, ripeto, come sempre, non è niente di terribile, è una domanda Insomma, semplicissima, già è The solo la Killer. sigla che fa terrore. No, è bello che noi facciamo tutto sto macello e poi è lui che si deve sobbarcare la responsabilità di Esatto. tranquillizzare le Certo, persone, beh, perché noi siamo scusa, solo loro guardano bastardi. giustamente come per dire, chissà che mi chiede, cioè nel senso, cioè. Io lo farei, infatti la farei ancora più Allora, splatter la sigla, così sono ancora più spaventate proprio. io volevo solo, e la domanda è semplice, in realtà, io lavoro con i bambini, quindi ho un interesse proprio per la crescita anche dei bambini e tutto il resto. Io chiedo a voi un consiglio che dareste a una bambina che vuole, che si approccia adesso con il calcio e vuole iniziare a giocare a pallone. Un consiglio, un qualcosa del vostro vissuto? Io le direi di ricordarsi anzitutto che si tratta di sport, nel senso che lo sport è crescita, unione, stare bene. Cioè io quello che direi anche alle mie sorelle è di comunque vivere lo sport anche in una maniera che le fa stare bene, anche quando si migliorano o anche quando perdono o vincono, comunque. Di ricordarsi che si tratta di sport, a prescindere se Serie B, se A, perché comunque il femminile è sempre un po' un caso a parte. Quindi, se perdiamo di vista l'utilità dello sport, cioè per me non avrebbe senso. Io concordo molto con quello che ha detto Noemi, perché per esperienza personale, soprattutto quando ero un po' più piccolina, e più che divertirmi, io quando giocavo per vincere, per fare bene. Pure se la mia squadra vinceva, io giocavo male, per me era una sofferenza, cioè ci stavo veramente male. E quindi per un paio di anni l'ho vissuta male, anche magari una convocazione che non è arrivata, determinate soddisfazioni che non sono mai arrivate, l'ho sempre presa in maniera negativa, mentre adesso sto imparando a vivere le cose in modo più positivo, nel senso mi alleno, faccio bene, cerco di dare sempre il 100% e poi comunque penso che se le cose arrivano, prima o poi, se sono destinata ad arrivare, arrivano. Quindi posso dare un consiglio ad una bambina intanto di divertirsi, di fare ciò che sente, deve essere soprattutto libera. Se sta bene, se giocare la fa stare bene, deve farlo. Ma se c'è qualcosa che comunque la rende infelice o non la rende serena, deve prima lavorare su se stessa e capire realmente cosa può servirle. Io invece direi principalmente di non abbattersi anche davanti alle difficoltà, perché se non è nello sport, nel calcio in particolare, in questo caso ad arrivare alla soddisfazione, arriveranno comunque poi nella vita in generale. Significa che magari per lei il calcio non è la strada giusta, ma nella vita ne troverà un'altra che la porterà magari ad essere felice. Grazie mille. Molto, molto velocemente, molto flash. Partiamo subito con la domanda che vi farà litigare. Chi è la più forte delle tre? Io, ovviamente. Noemi, lo diciamo tanto per farla contenta, dato che è la più No, vecchia lo ormai. sapete. Diciamo Noemi. Lo sapete che sono io, è che sono fuori forma per ora, o se no. Per Sì, l'età, avevo un anche corno loro io. sono brave, anche loro. Però tu la più forte. Grazie. Sono quella con più esperienza, dovrei essere la più forte, però se dobbiamo parlare di adesso, magari no, perché non sto No, giocando, in ma generale.
In generale, Sì, in non so generale mai. ovviamente sono io la più forte. Loro appunto sono diventate brave perché guardavano me. No. Invece chi è la più atletica? Io. Sofia? Tu? No, Sofia. Sofia non è d'accordo, infatti. Vabbè, potete poi farete un qualcosa per il prossimo allenamento, ci mandate il video a chi fa 100 metri in meno tempo, No, diciamo. abbiamo detto che è Ilenia e va bene così. Facciamo che è Vale. Ilenia. E allora poi vi chiedo chi è invece la più fissata con il calcio, sia dal punto di vista di tifosa o anche di proprio che pensa sempre al calcio, ecco. Io personalmente no, nel senso mi piace molto vedere, non so, i video dei gol, i tiri in porta, cioè bello il dribbling, però non, cioè, non sono, non, cioè, penso anche loro, non siamo delle tifose accanite, cioè No, tifosa non. no, più che altro mi concentro su di me, sulla mia squadra, ma cioè, sarebbe è una cosa assurda, però non sono una di quelle tifose accanite, non ho una squadra per cui tifo, cioè ho delle squadre per cui simpatizzo, ma non ho una squadra del cuore. E quindi questa è una cosa molto strana, tutti me lo dicono, giochi a calcio e non segui tanto il calcio, purtroppo no, no. Assolutamente. Poi vi chiedo invece, forse qua già dalle risposte di prima immagino che toccherà a Sofia, quella che se la prende di più dopo una È sconfitta. Sofia, la persona giusta. Confermi? Anche Noemi se la prende tanto. Dai, fa, dice, fa finta di niente, ma mi sa che pure Noemi, diciamo che se la In lega di modo più poi diverso, ma sì. la sconfitta. Mentre entrando più nella vita, no, diciamo, di casa, la più casinista, la più disordinata. Noemi! E poi Sofia. Casinista. Quindi tu, Elenia, la più perfettina. Sì, io Allora. ordino sempre tutta la stanza, tutto il giorno, perché loro due fanno sempre casino. Sì, però lei Ok. non esce mai, non fa mai niente, io le dico sempre esci, devi fare le 3 del mattino, se no che senso ha? Però no. La porti sulla cattiva strada, insomma, lo vuoi Ogni mantenere. tanto, un venerdì, cioè non tutti i giorni, Ma lo un dice venerdì anche al di lunedì. mese. Ah, pure di lunedì. Fantastico. Sì. Invece chi è la più cocca dei genitori? Sofia. Sofia. Vabbè, ah, Si vise giustamente, subito dalla dai. reazione. Solo perché La sono più piccola. stupida. Sì. Giustamente, giustamente, me lo aspettavo, diciamo. E poi vi chiedo un'ultima cosa, questa volta di dire voi un pregio e un difetto delle altre due, non per forza legate come giocatrici, ma come persone anche. Beh, allora, Scatenatevi proprio. Sofia è che è molto intelligente, si impegna sempre troppo, io tipo dico basta, non studiare così tanto, Questo era basta. il difetto, No, per no? me è un difetto, nel senso è bravissima, si impegna, quando le piace qualcosa, anche con il calcio, è migliorata un sacco. Come difetto appunto è che spesso si butta giù e non ha molta fiducia in se stessa. Quindi questo è un difetto che bisogna lavorarci. Mentre Elena è, a parte il fatto che non esce mai, ha 19 anni, cioè, dimmi tu, Quello è un difetto, quello. questo è un difetto. No, pure lei come Sofia si dedica molto alle cose che le piacciono, come lo studio. Il calcio si impegna, cioè sono completamente diverse da me quando si riescono ad impegnarsi e a dare il massimo. Ilenia, il problema è che ogni tanto si va a prendere un po' l'ansia e pure lei e quindi pure lei non riesce è un po' altalenante, tipo, che è felice, che dice no, non ce la faccio, però poi ce la fa sempre.
Ragazzi, ora tocca a voi rimandare i missili indietro, diciamo. Allora, No, le Noemi, parolacce. il primo difetto è che certe volte penso che sia, no, penso, è lunatica. Cioè, se lei dice che io alterno i miei stati d'animo, lei è assurdo. A che parlo e ride, dopo 5 minuti non so cosa le succede, cioè, si trasforma. Sembrano due personalità completamente diverse. Questa cosa un po' mi destabilizza certe volte. Infatti non so mai come chiederle le cose, perché magari se le glielo chiedo così si arrabbia, quindi ci provo in un altro modo. Invece è un pregio, che posso dire che ultimamente abbiamo legato di più, perché comunque forse io sono cresciuta, perciò abbiamo legato un po' di più in questo periodo, è che secondo me in certe situazioni è anche troppo buona e generosa, che è un lato che ho scoperto da poco, perché pensavo solamente che fosse una che si arrabbia sempre e basta, mentre in realtà no, c'era pro Mi proprio arrabbio scoperto una perché sono cosa. generosa. Dai, sono collegato le cose. E Vai, Sofia. invece, no, Vai, aspetta, vai, adesso sì, tocca a me. giusto. Hai ragione, scusami. M'ero E perso. invece, Sofia, è che il lato negativo, secondo me, è che è troppo sensibile certe volte. E mi piacerebbe che in alcune situazioni fosse un po' più forte, anche perché quando vuole sa esserlo. Mentre il lato positivo è che è super determinata, cioè, anche quando lei comunque si butta giù, poi ce la fa sempre, anche mi dice no, non ce la faccio perché di qua, di là, di là, e poi alla fine riesce a farcela e basta. Ora tocca veramente a te, Sofia. Ora sì. Allora, come difetto, entrambe dello stesso, ovvero che sono lunatiche. Che sono felici, che si arrabbiano, che piangono addirittura a volte. Questa cosa non l'ho mai capita. Come pregio invece a Noemi, che è quella che porta felicità nella casa quando è in giornata sua. Quindi è sempre allegra, ci divertiamo, canta, è una bella cosa. Invece per Irenia, come pregio, è che... No, tu non sei allegro, Daniel, quindi non lo dico questo. È che quando le parlo, che è anche una cosa rara, però quando le parlo sempre ascolta e sempre, comunque è sempre stata vicina a me, anche a Noemi o agli altri fratelli e sorelle. Cioè è un suo buon pregio, secondo Bene, dai, abbiamo fatto questo bel momento, diciamo, confessione. Ho finito vostro onore. Ci stiamo facendo troppi complimenti, non ce li siamo mai fatti, quindi basta Ma noi così. sappiamo che. Le sue buone domande. Dolci di Palermo, che fareste avere il conduttore di In caso di Calcio Infine salvezza del Live? Palermo. In No, non ho caso di capito. salvezza del Palermo. I cannoli. Bravissimo. Grazie, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi, per aver fatto anche questo, diciamo, mini gioco insieme a Francesco, inedito per Calcio Femminile Live. Scusate ancora per il ritardo, siamo stati qui un po' per le lunghe, quindi grazie mille davvero, in bocca al lupo per il resto della stagione, Noemi, del recupero soprattutto dell'infortunio il prima Grazie. possibile. Grazie ancora davvero, Grazie a buona voi. serata. Anche a voi, Grazie a voi, grazie. buona Ciao serata. ragazze.